fiamma granata ha riacceso il buio del sottopassaggio. Sono i continuatori, capitano, il giovane Motto. Eccoli schierati coi colori. Una momentanea struggente illusione. Loro le giocarono con le divise degli altri e le vinsero tutte. Antonio, Guido, Lando, Umberto e gli altri che se ne sono già andati. Questa è la loro piccola ma grande storia. Lando Macchi. Belgio, che entra il Torino. Abbiamo vinto. Non mi è perso neanche una partita. Avete già scoperto dal titolo l'ultimo viaggio del Conte Rosso. Ritira la regista Fabiana Antonioli. Giovanissima, complimenti. Vedere una donna che si emoziona per un paladino d'oro per me è una doppia emozione. Ti do il tempo di respirare? Poi noi del Toro siamo molto emotivi, quindi. E poi è doppio perché è due volte che sono qua con un lavoro sul Torino, quindi mai avrei detto. Però sul Toro c'era ancora questa storia da raccontare che nessuno aveva tirato fuori, da una storia incredibile di sport italiano, ecco. Non solo di calcio, ma di storia anche sociale di questo paese. È una storia semplice e piccola come... ok. L'ultimo viaggio del Conte Rosso, consegniamo il paladino, voglio che adesso lo tieni in mano questo premio, perché ci rivediamo dopo il 2008, avevo già presentato un'altra produzione, un altro di successo, e adesso cosa c'è nell'immediato futuro? Sempre Toro? Basta, adesso basta, facciamo un altro soggetto. Storia, politica, tutt'altro. Dobbiamo anche riconoscere a tutti i film che hanno partecipato. L'italiano Firmamento Nero Stellato di Loris Fiori, in arte Victor Vegan, prodotto dalla Victor Vegan Production. Pertanto vorrei invitare... Sarebbe molto bello poter condividere i sentimenti che proviamo noi tifosi quando allo stadio incitiamo la nostra squadra del cuore. Non potendo però far provare a tutti i nostri sentimenti, lasciamo ad altri questo arduo compito ed occupiamoci di fare chiarezza una volta per tutte sulle vere origini del calcio giocato, per sapere finalmente dove e come tutto ebbe inizio. Sempre per i riconoscimenti a When It All Begin, ritira Umberto Mendola. Io sento ognuno, lei rappresenta soltanto, è stato incaricato da Victor Vegan, che è il regista di When It All Begin. Grazie naturalmente per essere qui.